Ciao ragazzi, oggi vi volevo parlare di una delle piaghe dell'autotrasporto: i tempi di attesa per il carico, lo scarico, praticamente tutte queste ore buttate nel cesso. Spesso queste ore vengono buttate nel cesso perché comunque il trasporto è sempre, diciamo, impostato sul fatto che il trasportatore si deve adeguare alle aziende e le aziende mai al trasportatore. Ore che praticamente a te non è che ti compromettono solo la giornata, spesso ti compromettono tutta la settimana. Vi faccio un esempio: tempo fa sono andato a Treviso a scaricare, alle 8:30 aprono il container e iniziano a scaricare. Hanno quasi finito, mancano un 40 cartoni, è mezzogiorno, si fermano, vedo che escono giù dal container, gli chiedo: ma scusa, ma dove andate? Andiamo a mangiare, sì, ma gli ho detto, abbi pazienza, ci sono 40 cartoni dentro, tirami giù quelli che me ne vado. Ah no, noi non tocchiamo più niente, mezzogiorno andiamo a mangiare. Vabbè, gli ho detto, a che ora tornate? Alle ore 14. Cioè, questi qua sono andati via a mezzogiorno, hanno chiuso il container, l'hanno sigillato per paura che potessi salire, scaricarmene e portare via le balle. Hanno chiuso, hanno sigillato, se ne sono andati a mangiare, sono tornati da mezzogiorno, sono tornati alle ore 14. Cioè, avevo 40 cartoni dentro. Cioè, queste cose qua sono veramente da digerire, sono veramente pesanti, ma proprio pesanti, pesanti. Perché io ero a Treviso, cioè in 2 ore ne faccio di strada. Quindi mi hanno compromesso completamente tutta la giornata, solo perché l'azienda, non che non dovevano andare a mangiare gli operai, andavano a mangiare questi, poteva mettercene altri 2 a scaricare, che andavano magari all'1 a mangiare, e io finivo e tutti vivevamo felici e contenti. Invece no, perché io sono andato anche dal proprietario a fargli presente questa cosa, che c'erano 40 cartoni sopra. Il proprietario mi ha risposto: ah, non è un problema mio, i miei operai devono andare a mangiare, non è un problema mio. Ecco, molto spesso le aziende ti rispondono così: non è un problema mio.